Salone del Risparmio 2014, siamo con Invesco, con Giuliano Lapunti, responsabile per l'Italia di Invesco. Giuliano, i mercati sono sempre più complessi e volatili. Per l'investitore e per il proprio consulente finanziario seguirli richiede molto tempo e di spesa energia. Invesco cosa ha pensato? Beh, direi che il punto è estremamente chiaro. Viviamo una complessità decisamente importante per quello che riguarda i mercati azionari che hanno raggiunto valutazioni decisamente interessanti, soprattutto su alcune piazze come ad esempio quella americana, i mercati obbligazionari che ora sono ai minimi termini, preoccupante la esposizione del cliente, soprattutto italiano, sui mercati obbligazionari a cui culturalmente sono affezionati. Noi oggi riteniamo che abbia senso iniziare a lavorare culturalmente e finanziariamente su una diversa allocazione, ed è per questo che stiamo proponendo ai nostri investitori una soluzione multi-asset che vada a prendere esposizione non soltanto su obbligazioni o su azioni, ma su materie prime, sulla volatilità, su beni immobiliari, sulle valute e quindi su tutto ciò che può essere utile a decorrelare il mercato. Ho capito, quindi i vostri gestori si occupano di selezionare l'asset class più indicata per ogni momento. I promotori finanziari come possono seguire gli sviluppi dei vostri gestori? Fornirete un roscione le prossime settimane? Esattamente così, a partire dal primo di aprile percorreremo da nord a sud l'Italia proprio per sponsorizzare l'idea di questa nuova soluzione Invesco Global Targeted Return, e direi che già la vetrina di oggi del Salone del Risparmio è il primo inizio per mettere a conoscenza i nostri investitori, i nostri clienti di questa importante soluzione di investimento. Perfetto, dal Salone del Risparmio con Invesco è tutto, arrivederci. Arrivederci.